It will be now because the owner is a former prime minister. So 5 agosto 2007, siamo fuori dallo stadio del Manchester City in Inghilterra. Le telecamere di Associated Press riprendono l'ingresso del pubblico, indugiando in particolare su alcune persone. Sono tutte thailandesi, sono tantissime, si dirigono verso l'ingresso dello stadio sorridenti. C'è chi si abbraccia, chi ride, chi si ferma a parlare coi giornalisti. Too exciting for me, yeah, because I stay in England about 8 years now, but I'm really, really exciting when I heard this news. Questa donna, ad esempio, dice di essere molto eccitata per le novità di cui si parla da giorni. Si riferisce a un fatto che all'epoca aveva fatto discutere moltissimo. La stagione 2007-2008 del Manchester inizia infatti con un nuovo proprietario, Thaksin Shinawat, miliardario delle telecomunicazioni thailandesi. Ha appena rilevato la squadra di calcio, c'è grande attenzione, coinvolgimento, i suoi tifosi pensano di aver svoltato. Il Regno Unito e l'Europa scoprono un uomo che in Asia è già piuttosto noto. In realtà, come vedremo poi, tutto non andrà come i tifosi speravano. L'esperienza di Thaksin da patron del City sarebbe durata poco. Dopo un anno circa, braccato dalle sanzioni dei militari thailandesi, responsabili della sua cacciata dal paese, è costretto a vendere il Manchester City. Shinawat, però, è uno di quegli uomini che cadono sempre in piedi. E così lascia il City dopo una stagione fallimentare, ma lo fa per una somma ingente. L'acquirente infatti è uno sceicco che sborsa circa il doppio del prezzo con cui Shinawat aveva comprato la squadra. Nel 2007 la sua storia è una di quelle sulle quali indugiano moltissimo i media occidentali. Shinawat è paragonato a Silvio Berlusconi e poi più in là negli anni sarà paragonato a Donald Trump. Soprattutto perché la sua discesa in campo, che lo ha fatto diventare uno dei politici più amati dalla popolazione più povera del paese, è stata in gran parte finanziata dal suo impero delle telecomunicazioni. Shinawat è un self-made man. Nato nel 1949 nella città settentrionale di Chiang Mai, in una famiglia di commercianti di seta di etnia cinese. Comincia la sua carriera lavorativa come poliziotto, poi vince una borsa di studio e si laurea in giurisprudenza in Texas nel 1978. Una volta tornato in Thailandia, continua a fare il poliziotto fino al 1987 e poi decide di aprire un'azienda, la Shinawat Computer and Communication Group. Nel giro di pochi anni questa piccola azienda si trasforma nella più grande fornitrice di servizi di telecomunicazioni del paese, fino ad arrivare a essere valutata 2,5 miliardi di dollari alla borsa thailandese. Con questi soldi Thaksin crea un partito, il Thai Rak Thai, che può essere tradotto come il partito dei thailandesi che amano i thailandesi. Yes, that's what I want to fight. I declare war on corruption. Ed eccoci al 2001, quando Thaksin vince le elezioni. In questa intervista, con Thaksin in mezzo ai suoi elettori che festeggiano, il nuovo premier si presenta come un combattente contro la corruzione. Gli va un po' meglio che da presidente del Manchester, ma solo per poco. Thaksin, nonostante tutto, e tra poco vedremo perché, sarà anche uno dei pochi premier del paese a compiere un intero mandato. Ma è proprio durante questo primo periodo al potere che diventa una figura divisiva in Thailandia. Per l'elite intellettuale è un arricchito, con venature populiste e autoritarie. Lui del resto fomenta questa lettura con alcune frasi poco rispettose della democrazia, come ad esempio: la democrazia è una cosa buona e bella, ma non è l'obiettivo finale per quanto riguarda l'amministrazione del paese. Secondo i suoi detrattori, queste sue idee autoritarie si manifestano con una brutale campagna contro i ribelli islamici nel sud del paese e con una sua versione di guerra alla droga che finisce per dare ampi poteri alla polizia. Ma allo stesso tempo, per gran parte della popolazione più povera, è una specie di idolo e lo è ancora adesso, dopo anni di esilio. Shinawat, ad esempio, ha creato un programma di microcredito che ha permesso a molti thailandesi di poter vivere sopra i livelli di povertà. Ugualmente, il suo programma sanitario a bassi costi ha consentito a molti abitanti poveri dei villaggi di accedere per la prima volta a cure mediche a prezzi accessibili. Non abbiamo il nostro sistema pronto,
Nel 2004, dopo uno tsunami che colpisce il paese, modella ancora di più la sua fama di uomo del popolo. Nell'audio che avete appena sentito, prova a rassicurare tutta la popolazione in una conferenza stampa quasi improvvisata. Poi si reca sui luoghi del disastro, abbraccia le vittime, dirige gli aiuti, galvanizza burocrati e politici. A conferma della sua popolarità e del suo potere c'è un fatto. Nel 2006 Thaksin viene eliminato politicamente da un colpo di Stato, va in esilio e comincia ad affrontare la guerra spietata che gli fanno i militari. Ma in Thailandia conta ancora. Tanto che da lì a poco al potere va sua sorella Ingluck, che Thaksin ha definito la mia clone. Ma anche per lei, dopo la vittoria elettorale, arriva un golpe dei partiti filo-militari a mettere fine al suo premierato, nel 2014. Ma nonostante le alterne fortune politiche, quelle economiche della famiglia hanno continuato a prosperare. Dopo il golpe contro Ingluck, nel 2014, secondo Reuters, la famiglia Shinawat era a capo di parecchi asset economici e finanziari. Il figlio di Thaksin possedeva una partecipazione in un'azienda che distribuisce smartphone di lusso. La famiglia aveva anche interessi nella pubblicità, nell'intrattenimento e nel settore immobiliare, tra cui un'impresa con un valore di mercato nel 2014 di 105 milioni di dollari, posseduta al 60% dalla moglie e dalle due figlie di Thaksin. La sorella di Thaksin era la presidente della società. Va detto che la Thailandia è un paese ad alta tensità di nepotismo. Il governo entrato in carica nel 2024, ad esempio, aveva come ministro dello sport la figlia di un vice ministro del commercio. Il ministro dell'ambiente era il fratello di un generale a capo del partito conservatore monarchico. Il ministro dell'istruzione appartiene a una delle famiglie storiche della politica thailandese. E di recente si era osservata l'ascesa di un'altra Shinawat, la figlia di Thaksin. Petong Tan Shinawat. La puntata di Altri Orienti dedicata al paese, la numero 34, l'avevamo intitolata La politica in Thailandia è un delirio. Ecco, il 16 agosto di quest'anno ha confermato questa definizione della politica locale. I decided that it's about time to do something for the country and for the party as well. Perché oggi la premier del paese è proprio lei. Petong Tan Shinawat, la figlia di Thaksin. A 37 anni è la premier più giovane della storia del paese. E Un Ying, come viene chiamata, non è l'unica novità di questa estate asiatica. Siamo partiti dalla Thailandia, ma andremo anche in Giappone, in Vietnam, in Cina e in Bangladesh. Perché, come sempre, ad agosto l'Asia ribolle. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Appena è arrivata la notizia dello scossone politico in Thailandia, ho sentito subito Francesco Radicioni. Francesco è un giornalista di Radio Radicale, è stato più volte ospite di Altri Orienti e in quei giorni era a Bangkok. Gli ho chiesto di mandarmi un messaggio per spiegarmi che cosa era successo. Sono passati 15 mesi dalle elezioni, ma il delirio nella politica della Thailandia è sempre più grande. L'ultimo colpo di scena è arrivato il giorno dopo Ferragosto, quando il Parlamento di Bangkok ha eletto Petong Tan Shinawat come nuovo primo ministro. Una decisione per molti aspetti inevitabile, dopo che due giorni prima la Corte Costituzionale aveva rimosso a sorpresa dall'incarico Setatta Visin. L'ex premier era stato infatti accusato di aver violato gli standard etici dopo la nomina di un membro del governo condannato per corruzione. Ma chi è Petong Tan Shinawat? È la seconda donna a guidare il governo in Thailandia, oltre ad essere a 37 anni la premier più giovane di sempre nella storia politica del paese. Petong Tan Shinawat non ha però nessuna esperienza politica alle spalle, mentre è soprattutto l'ultima erede della dinastia politica degli Shinawat, e cioè la famiglia che per più di 20 anni ha letteralmente dominato la vita politica della Thailandia.
Adesso appunto gli Shinawat tornano al governo a Bangkok, anche se fare il primo ministro rimane un mestiere piuttosto pericoloso in Thailandia. Tuttavia, rispetto al passato c'è una grande novità, e cioè almeno per ora gli Shinawat possono contare sul sostegno dell'establishment conservatore. A unire i due antichi nemici della politica in Thailandia è infatti una minaccia ancora più grande, e cioè l'opposizione liberale riformatrice di Move Forward. Quindi proviamo a ricapitolare ampliando un po' il contesto. Alle ultime elezioni politiche del 2023, Ung Ying e il suo partito Pho Thai si erano alleati col Move Forward, partito progressista erede del Future Forward Party, organizzazione sciolta dalla Corte Costituzionale thailandese il 21 febbraio 2020, dopo la sua buona performance alle elezioni del 2019, le prime dopo i due golpe del 2006 e 2014. Nelle urne dell'anno scorso il partito dei Thaksin pensa di fare il pieno, ma a sorpresa il primo partito è Move Forward, il che dà al suo leader il diritto di candidarsi a premier. Ma la Corte Costituzionale, cui sono stati presentati due esposti contro di lui e il suo partito, lo esclude dal ruolo di parlamentare. E allora si mette in moto la macchina del compromesso. E arriva un accordo tra il partito di Thaksin e i partiti dei militari, che di fatto avevano perso le elezioni. Nell'accordo c'è anche la possibilità per Thaksin di tornare dall'esilio. Il premier è Setta Thavisin, un imprenditore vicino agli Shinawat. E alla fine, il re perdona Thaksin al suo ritorno in patria, il suo partito governa, militari e filo monarchia sono felici. Ma agosto incombe. Il 7 la Corte Costituzionale dissolve Move Forward, accusato di aver fatto campagna elettorale mettendo in discussione la monarchia. E ricordiamo che in Thailandia vige ancora il reato di lesa maestà. Ed ecco lei, Petonthan Shinawat, senza alcuna esperienza, dovrà affrontare le acque agitate della politica thailandese. Succede a Setta Thavisin, protagonista di uno dei mandati più brevi della storia politica thailandese. La popolarità dell'ex premier è diminuita in modo clamoroso negli ultimi mesi, soprattutto perché non è mai partita davvero la sua proposta più importante. L'ex premier aveva proposto un programma di distribuzione di portafogli digitali di circa 14 miliardi di dollari per aumentare il potere d'acquisto dei thailandesi, soprattutto quelli più poveri. Il programma è stato bloccato, osteggiato da banca centrale e autorità finanziarie del paese. Il risultato è stata una perdita di credibilità del partito presso il suo elettorato più storico, cioè i poveri. Il problema, hanno scritto alcuni analisti, è che la Thailandia non può più permettersi il lusso di aspettare, perché soffre di governi paralizzati mentre le élite litigano per tenere il loro posto, mentre la sua economia dipende sempre di più dalle sue spiagge allettanti e dai suoi templi scintillanti per attrarre un numero sempre crescente di turisti. Al contrario, ad esempio, Malaysia e Vietnam stanno beneficiando dei cambiamenti della catena di fornitura provocati dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo anni di investimenti in infrastrutture e in progetti di istruzione voluti per creare lavoratori specializzati nel digitale. Per la Thailandia, secondo la Banca Mondiale, le prospettive di crescita del modello guidato dalle esportazioni e dal turismo, che non molto tempo fa ha alimentato gran parte della crescita economica del paese, sembrano essere diminuite in modo significativo a causa della stagnazione della produttività e prima ancora del Covid. Gli investimenti privati sono scesi, mentre i flussi di investimenti diretti esteri e la partecipazione alle catene del valore globali hanno mostrato segni di stagnazione. Come se non bastasse quanto accaduto in Thailandia, a metà agosto anche il Giappone è stato scosso da un'importante novità politica. Questo che sentite parlare è Fumio Kishida, il premier giapponese. È il 16 agosto e in una conferenza stampa annuncia che non si candiderà alla guida del Partito Liberal Democratico. Dire questo significa anche dire che non sarà più lui il premier al termine del suo mandato. Ora, Kishida e il suo ingresso nella politica giapponese lo avevamo raccontato nella puntata 35 di Altri Orienti.
Su questa sua ultima mossa è bene precisare alcuni aspetti prima di vedere cosa potrebbe succedere adesso, dopo le sue dimissioni. Da quando è entrato in carica nell'ottobre del 2021, Kishida ha sempre dovuto lottare, non è mai stato amato, ha sempre avuto bassi indici di approvazione. Il Partito Liberal Democratico, che ha il potere praticamente dal dopoguerra a oggi, salvo alcune brevi interruzioni, è stato falcidiato da scandali uno dietro l'altro. Prima per le rivelazioni sui suoi legami con la Chiesa dell'Unificazione, in seguito all'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe nel luglio del 2022. Poi, nel novembre dell'anno scorso, è arrivato uno scandalo sulla raccolta fondi da parte dei partiti politici. Kishida ha provato a barcamenarsi, ha sciolto alcune fazioni del partito e ha spinto per un disegno di legge per riformare la legge sul controllo dei fondi politici. Ma l'opposizione l'ha bocciato, lo ha ritenuto inadeguato. Poi, un mese fa, si è dimesso il capo della Forza di Autodifesa Marittima a causa delle accuse di cattiva gestione delle informazioni sulla sicurezza nazionale. In un sondaggio di fine luglio, il 74% degli intervistati ha dichiarato di non volere più Kishida come leader del partito. E così lui ne ha preso atto, aprendo una partita politica all'interno del Partito Liberal Democratico. Chi gli succederà la guida, guiderà presumibilmente anche il paese alle prossime elezioni, che peraltro potrebbero essere anche anticipate. Il partito eleggerà il suo prossimo presidente tra il 20 e il 29 settembre e a quel punto scadrà il mandato di Kishida come capo dei liberal democratici. Secondo uno dei migliori osservatori del Giappone, Tobias Harris, uno dei favoriti alla sua successione è lui. 今年1年間を振り返ると、この9月からの3ヶ月が3ヶ月に思えないほど大変 Ex ministro dell'ambiente e come molti politici giapponesi figlio d'arte, Shinjiro Koizumi è considerato uno dei favoriti alla leadership del Partito Liberal Democratico. Ha 43 anni, ha una personalità forte, è strafavorito nei sondaggi pubblicati di recente dai media giapponesi e soprattutto sembra aver organizzato il suo percorso per arrivare ora al vertice. Secondo Harris, Shinjiro Koizumi è stato attento a non muoversi troppo in fretta. Quando Abe gli ha chiesto di entrare nel governo nell'ottobre del 2015, lui ha rifiutato, dicendo che era troppo presto per la sua carriera. E così, invece di appoggiarsi al suo status di bambino prodigio a livello politico e accettare il clamore mediatico intorno a lui, si è invece concentrato su aree politiche importanti ma poco affascinanti. E ha fatto quello che un editorialista politico di Asia Nikkei Review ha definito come un lavoro sporco. Dopo aver rifiutato Abe nel 2015 è diventato presidente del Comitato per la Politica Agricola del Partito Liberal Democratico. E poi si è occupato di previdenza sociale. Due impegni molto rilevanti per entrare all'interno della macchina burocratica e dei problemi più profondi del paese. E ora Koizumi potrebbe raccogliere questa sua meticolosa preparazione ai ruoli di vertice. Ed eccoci in Cina. Il presidente Xi Jinping la scorsa settimana ha ricevuto il nuovo segretario del Partito Comunista Vietnamita, To Lam. To Lam succede all'ex anziano segretario morto a inizio agosto e, come primo viaggio all'estero nel ruolo di segretario del partito e presidente del Vietnam, Lam ha incontrato il suo omologo cinese. Durante la visita ha ribadito l'importanza del più grande partner commerciale del Vietnam. E il mese prossimo andrà anche negli Stati Uniti a ribadire la ormai storica diplomazia del bambù del Vietnam. Amici di tutti, nemici di nessuno. Ma durante questa sua prima visita in Cina c'è un aspetto che ci racconta molto di come potrebbe essere il Vietnam sotto il suo regno. In viaggio verso Pechino, To Lam infatti ha ripercorso i passi di Ho Chi Minh, il rivoluzionario vietnamita che nel 1924 era arrivato nella città portuale cinese di Canton. E così ha fatto To Lam. Per arrivare a Pechino è passato da Canton a sottolineare più che uno slancio rivoluzionario, uno slancio che potremmo definire capitalistico, dato che il commercio del Vietnam con questa regione cinese rappresenta più del 20% del suo totale con la Cina. Il Vietnam commercia con il Guangdong più o meno quanto fa con l'intero Giappone.
Ora, se è vero che il passaggio di Tolama ha riecheggiato quello di Ho Chi Minh, ribadendo l'importanza del culto degli antenati rivoluzionari, è anche vero che Tolam, d'altronde, non è né un intellettuale né un rivoluzionario. Mentre il suo predecessore era un teorico marxista, Tolam, che è diventato segretario generale il 3 agosto, è un ex poliziotto, proprio come Thaksin, cresciuto a livello di potere nel temutissimo Ministero della Pubblica Sicurezza. Questo ad esempio fa pensare che quell'ondata di anticorruzione di cui abbiamo parlato nella puntata 76 di Altri Orienti non si fermerà. D'altronde molti attivisti vietnamiti hanno denunciato scomparse e arresti proprio durante il suo mandato. Nel suo primo incontro come segretario generale con i funzionari del partito, Tolam ha detto che la spinta anticorruzione non deve ostacolare lo sviluppo del paese, anche se ha promesso che continuerà. Allo stesso tempo, quella campagna ha finito per bloccare molti progetti e Tolam, oltre che un ex poliziotto, ha anche importanti legami con la classe imprenditoriale del paese. E c'è da credere che il Vietnam con lui tornerà ad avere come primo obiettivo la crescita e un posizionamento economico internazionale più attento al digitale che alla manifattura. Lam, d'altronde, è proprietario di diversi conglomerati economici e di una società di telecomunicazioni. Suo fratello è un imprenditore a capo di diverse aziende nel settore energetico, nonché a capo della distribuzione in Vietnam degli scooter dell'italiana Piaggio. E ora veniamo alla Cina. I am honored and humbled by the immense responsibility that you placed in me of being your national security advisor. Questo che sentite parlare è Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Da qualche giorno è a Pechino, un viaggio importante che conferma una cosa. Nonostante i dissidi commerciali e diplomatici, Cina e Stati Uniti da tempo hanno un dialogo aperto. Un dialogo che è iniziato nel 2023 con un incontro segreto, di cui ha dato notizia il Financial Times, tra Sullivan e il ministro degli esteri cinese Wang Yi a Vienna. Poi si sono incontrati a Malta e a Bangkok. Durante questi incontri, cinesi e statunitensi hanno affrontato in modo franco molti dei temi che costituiscono le cosiddette linee rosse, cioè quegli argomenti che possono diventare delle scintille nello scontro per ora solo commerciale. Insomma, quegli argomenti tipo Taiwan da tenere un po' sotto controllo. I funzionari cinesi e statunitensi si sono detti soddisfatti dei dialoghi franchi e informali e la visita di Sullivan a Pechino sembrerebbe confermarlo. Anche se, come hanno raccontato al Financial Times alcuni funzionari della Casa Bianca, questi dialoghi sembra che non porteranno a posizioni comuni su questioni internazionali come la guerra in Ucraina e quella a Gaza. Ora soffermiamoci un attimo sulla Cina, perché la Cina che arriva a questi incontri con la controparte statunitense è una Cina che ha da poco affrontato il suo terzo plenum, proprio a fine luglio, uno degli incontri del Comitato Centrale del Partito Comunista. E quanto emerso da questo summit ci restituisce l'idea di un passaggio epocale. La Cina passa da una politica industriale di controllo e di rincorsa tecnologica ad una di innovazione netta, molto più netta che in passato. Questo coinvolge diversi aspetti che hanno a che fare con la produzione, l'istruzione, la ricerca e il capitale, la cui allocazione a questo punto diventa fondamentale. Possiamo dire che le avvisaglie di questo cambiamento arrivano da molto prima dell'ormai celebre discorso di Xi Jinping effettuato nel settembre del 2023, quando aveva invitato il paese a mobilitare le nuove forze produttive di qualità. Pensiamo solo alla tenace rettificazione delle piattaforme di qualche anno fa. Ecco, quello era un segnale a scandire una politica in atto da tempo. Meno software, più hardware, potremmo dire per semplificare, o anche meno piattaforme, più batterie al litio. Insomma, se gli obiettivi della politica industriale cinese fino a qualche anno fa erano fissati sulla necessità di padroneggiare tecnologie consolidate e cercare, come accade dal 1949 a dire il vero, l'autosufficienza in alcuni settori, ora l'obiettivo è quello di rendere la Cina un leader nell'innovazione delle nuove tecnologie. A questo punto ricordiamo velocemente alcune cose. Durante l'epoca maoista, dal 1949 al 1976, lo sforzo scientifico e tecnologico del paese era di fatto diretto dalla necessità di difendersi militarmente. Il progetto cardine dell'epoca era stato due bombe e un satellite.
Nonostante i fallimenti di alcuni piani di Mao, come il grande balzo in avanti, la rivoluzione culturale, l'epoca maoista in realtà vede anche raggiungere alcuni notevoli successi tecnologici, i primi computer, i laser ad esempio. Poi, nell'era di Deng Xiaoping, la Cina cerca di raggiungere un obiettivo su tutti, agganciarsi all'era dell'informazione, attraverso una liberalizzazione della ricerca che diede il via alla nascita della Cina come la conosciamo oggi. Negli anni 90 quei piani diventano centrali sotto la guida di Jiang Zemin. Ora facciamo un salto. Nel 2006, sotto Hu Jintao, il Partito Comunista adotta uno dei piani più ambiziosi nella storia della Repubblica Popolare. Si tratta di un ritorno alle politiche industriali su larga scala, con risvolti anche politici, perché Hu Jintao e Wen Jiabao, che era il premier, che sembrano rivendicare un posto nella storia del partito attraverso alcune formule che caratterizzano la loro era, quali innovazione indigena e paese innovativo. Questi due slogan riescono nell'intento di far appello sia ai militari sia ai civili e finiscono per smuovere sentimenti patriottici portando all'interno del progetto tante voci e tanti talenti emergenti. Il piano del 2006 era molto ambizioso. La Cina intendeva aumentare la spesa totale in ricerca e sviluppo per diventare una delle principali nazioni scientifiche al mondo. Tutto questo era un obiettivo da raggiungere entro la metà del secolo. Una caratteristica chiave del piano è costituita dai cosiddetti megaprogetti, sia civili sia militari, il cui intento era aumentare le capacità scientifiche in tanti settori, dall'elettronica ai semiconduttori, dal settore aerospaziale a quello della produzione di medicine, dalle telecomunicazioni all'energia pulita. Con il piano del 2006 la Cina vuole cambiare completamente un paradigma che allora sembrava consolidato, cioè trasformare il modello Made in China nel modello Created in China, concentrandosi quindi meno sulla trazione di capitale straniero e più sulla trazione di capitale umano. Insomma, un passaggio da un modello basato sugli investimenti a uno basato sull'innovazione. Bene, Xi Jinping ha preso tutto questo e ci ha aggiunto le nuove forze produttive di qualità. Vediamo rapidamente alcune caratteristiche di questa espressione perché da adesso in avanti la sentiremo costantemente. Intanto segnaliamo che è un termine marxista, decisamente distante da quel lessico più tecnico di Hu Jintao o ancora prima di Jiang Zemin. Poi, in una sessione di studio del Politburo del 31 gennaio del 2024, Xi Jinping ha affermato che l'innovazione tecnologica è l'elemento fondamentale per lo sviluppo di nuove forze produttive. Quindi potremmo concludere che l'adozione della terminologia distingue la fase di Xi Jinping dalla precedente proprio a rimarcare una traccia ideologica. Ma in secondo luogo abbiamo anche un salto di qualità. Lo scopo è quello di trasformare la Cina in un paese che porta a casa nuove scoperte, una innovazione più volte definita dirompente. Insomma, una Cina che prova ad affrontare la sua attuale problematica situazione economica rilanciando sull'innovazione, stabilendo obiettivi che di sicuro creeranno altre diatribe con gli Stati Uniti. এই দেশকে রক্ষা করেছে এই দেশকে নতুনভাবে পুনর্জন্ম দিয়েছে। Questo che sentite parlare è Mohammad Yunus, il nuovo capo del governo ad interim in Bangladesh. È l'8 agosto, lui è appena arrivato da Parigi e in una conferenza stampa al suo arrivo conferma di accettare il ruolo di primo ministro del Bangladesh. Dopo una vera e propria rivolta popolare cappeggiata dai giovani universitari, il Bangladesh è diventato senza dubbio il paese più rilevante da guardare in questo momento in Asia. E dato che ci sono molte questioni da approfondire e da capire per comprendere al meglio quanto è successo, sull'agosto di Dhaka torneremo nella prossima puntata. A venerdì prossimo! Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello.
La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.